Lo sguardo attento, l'emozione palpabile sul volto del papà di Lisa Borzani, che dopo una splendida prestazione arrivata adesso si conferma, anzi si migliora, se possibile. Le avevamo pronosticato il podio, sarà tra qualche istante. Questa volta il tappeto rosso di come ieri è ad un tiro di scopa a pochi metri, e il papà che applaude, anche lui con gli occhi colmi, lucidi di emozioni. Eccolo qui, piccola grande stella, il caso di dirlo, secondo nel Tortishan per il Team Vibram, il trionfo quasi per Lisa Borzani. Attenzione, che anche bisogno di tutto lo staff del Team Vibram. Andiamo con Lisa. Allora, piccola grande stella, mi sono promesso di chiamarti così quest'oggi, dopo il podio della TEDx, passano due settimane, stessa piazza, stesso Monte Bianco, stessa giornata quasi, anzi meglio ancora qui, stessa grandiosa performance, seconda alla TEDx, ma quel che più conta, seconda al Tor, te lo meriti come? Intanto grazie, perché sempre parole sono per me. Le meriti tutte e non bastano. Grazie, no, è stata un'esperienza proprio bella intensa, non pensavo così sotto tutti i punti di vista, per cui penso che si debba provare per capire, ecco, cosa, a cosa si va incontro. Io credevo di saperlo, anche perché a casa Paolo così me lo... Ecco, chiamiamo pure qui il buon Paolo, che insomma questa volta giù l'orecchio, perché insomma quando uno arriva seconda tra le donne, 21esima assoluta, insomma abbiamo capito chi porta i pantaloni in casa sostanzialmente. Io non avevo dubbi. Vorrei aggiungere che mi ha battuto anche il personal, per cui debug totale per te. Esatto, ho fatto lo sprint finale perché credo lui avesse fatto 8.45 l'anno scorso, e io dovevo fare sotto assolutamente. Oh, no, avevo fatto 94.46, che lei mi ha fatto meno, quindi insomma prendi e porta a casa. Manca una persona qui sul palco. No, va bene così. C'è anche il Team Vibram, che voi qui, perché avete pescato una grande atleta, una splendida persona, e che dire, c'è il bianco dinanzi a te, c'è il tuo compagno dietro di te in tutti i sensi. Oh, e tu, che cosa dire? Pescato bene in Italia? Ma sì, non ci sono parole. Ho fatto qualche chilometro con lei e... Anche tu hai fatto fatica? Ho fatto fatica, ma è stato bellissimo, bellissimo. Grandissima, bravo Lisa. Da parte tua un pensiero, penso, per tutta questa gente valdostana, questa folle gente, folle come passione, come gioia, come voglia di dare tutto quello che sta dentro. Ecco, spero che ti sia arrivato questa voglia grande di tutta la valle nel accompagnarti con affetto al traguardo. Sì, veramente i valdostani, ma non solo i volontari, ma proprio tutta la gente che si incontrava nel percorso era disponibilissima, accogliente, proprio volta a farti star bene, a farti godere non solo del paesaggio, ma anche proprio dell'accoglienza e del sentire che c'è qui in Val d'Aosta, che per me è una delle regioni più belle, se non la più bella in Italia. Infatti noi trascorriamo qui praticamente sempre tutte le nostre vacanze estive, siamo innamorati di questa valle. Sì, vorremmo, se potessimo venire ad abitare ci verremmo, se non fosse per un discorso di lavoro. Per cui sicuramente questa gente merita moltissimo, perché è veramente accogliente e ti dà tutto quello che può darti, dal pomodoro se lo chiedi, allo stuzzicadente, all'affetto quando passi per i loro paesi, insomma. Ecco, c'è una canzone adesso che c'entra poco il tono, ma in sottofondo, insomma, adesso tempo di spiaggia, tempo di mare, ma no, neanche a parlarne, altre montagne. No, andiamo sui monti, che mo qui al mare dopo 2 minuti divento pazza, per cui dico sempre a Paolo ti deve bastare quella mezza giornata di piscina, se capita. Prendi e porta a casa. Esattamente, torniamo tra i monti, che ci si rigenera sempre comunque. Paolo, che dire, piccola grande donna inossidabile.
voi avete una grande passione per lo sport e ci tenete a far bene, spesse volte lo fate, tu quest'anno hai vinto tutto quasi, seconda la tedesca, no insomma mica giudì, seconda la tedesca, seconda qui, un commento tecnico diciamo così, poi un commento invece dal cuore per questa piccola, sì, tocca a te. Allora, il tecnico in casa è lei, nel senso che io faccio gli allenamenti che imposta lei, quindi di tecnico non posso dire molto. Se fosse calcio sarebbe un'altra cosa, però di corsa io non voglio metterci lì, eseguo e dopodiché, ma i risultati si vedono anche per questo, insomma, per cui tanto di cappello, insomma, anche perché l'impegno che ci mette è impressionante. Il cuore che dice, il cuore di un appassionato che ha sofferto per la propria compagna su queste montagne, che dice di questa Valle d'Aosta, della sua gente, di questi panorami mozzafiati? Niente, mi associo a quello che ha detto Luisa, nel senso che noi qua, quando veniamo qua, stiamo sempre molto bene, soprattutto quando siamo in mezzo per i monti. Ho vissuto queste notti, perché soprattutto in queste notti ho cercato di supportarla, di sostenerla con la presenza, perché ovviamente altre cose non erano previste e non si facevano, però ho visto delle notti con la luna piena, con il Cervino in Monte Rosa, uno spettacolo incredibile. Credo che le cattedrali siano là, quelle sono le cattedrali, questa essenza e questo creatore sarà, non so, può essere Dio, Allah, Buddha, no, questo creatore lo si trova là, quando sei in mezzo ai monti nel silenzio, quando vedi degli spettacoli che sono unici e poi insieme alla persona a cui vuoi bene sostanzialmente, per cui il massimo, per me il massimo. A questo punto vi lasciamo con una canzone che è più in tema e semplicemente vi lascio alle riprese, alle televisioni e vi lascio anche, e ti lascio Lisa alla firma di quel foglio dove tu sei la seconda donna e la piccola grande stella ha fatto 100 e sei lì sul podio del Toro. Detto fatto, complimenti, ti invita Lisa Borzani.